Amici di Wild Hunter, salute a voi, ben ritrovati a questa rubrica video test. Siamo giunti dunque alla seconda parte del test delle MRR Bullets by Sabatti con due calibri e due proiettili completamente diversi e di concezione anche un po' diversa, forse più vicina alle convenzionali lead free. Infatti queste sono le Green Hunting, quindi proiettili monolitici espansivi di ultimissima generazione. Negli scorsi video avete visto in azione la 150 grani in 308 Winchester e la 167 grani in 300 Winchester Magnum a caccia sia in Italia che all'estero, in particolar modo in alcuni safari in Sudafrica. Adesso invece andiamo ad affrontare due calibri diversi, il 2,70 Winchester e il 6,5x55 Swedish Mauser, due fra i calibri più diffusi non solo in Italia ma un po' da un punto di vista internazionale. Vi dicevo che sono due proiettili un po' diversi dallo standard che avevamo visto in 308 e 300 Winchester Magnum, perché il 270 è un proiettile da 120 grani in luogo del super classico 130 grani, mentre invece nel 6,5x55 abbiamo un 123 grani in luogo di quello che era lo standard iniziale, il 156, passato poi al 140, quindi anche questo un proiettile lungo, stretto e più leggero. Perché? Perché evidentemente nella disposizione progettuale della MR Bullets by Sabatti evidentemente si è privilegiato un tipo di proiettile spitzer più consono alle ultime generazioni dei monolitici espansivi, che vedevano proiettili più leggeri di quello che era lo standard del calibro. Naturalmente questo privilegia la velocità e, come vedremo, anche la precisione di questi due calibri. Per questo test ho deciso di utilizzare, al contrario di quello che avevo fatto per il 308 e Winchester, il 300 Winchester Magnum, con due canne corrigatura convenzionale delle nuove Sabatti Rover Scout per il 308 e Hunter Classic Pro per il 300 Magnum, qui abbiamo invece due armi completamente diverse. Per il 6,5x55 ho scelto di utilizzare la Sabatti Saphir con canna multiradiale, quindi consona alla progettazione di queste MRR Bullets, quindi con specifiche appunto di canna proiettile molto particolari. E poi dall'altra parte, per il 270 invece, ho scelto una carabina bolt action molto datata, uno Squarna, ma con canna nuovissima, con naturalmente una rigatura convenzionale, quindi una Husqvarna derivata da un Mauser 98, quindi un'arma super classica. Questo perché volevo vedere questa tipologia di proiettile come si comporta con proiettili molto simili, per vedere prestazioni sia al poligono sia soprattutto a caccia. Bene, adesso vi faccio vedere le dosi che ho utilizzato per le ricariche. Infatti ho usato due tipi di polvere di nuovissima generazione, le Baschieri e Pellagri Carabina, la BP 107 per il 270 e la 108 per il 6,5x55. Adesso passo a darvi le dosi e poi naturalmente poligono e caccia. A presto! Questo è uno dei pochi campi di erba medica rimasti ancora buoni per poter fare un po' di caccia di selezione in
questa annata disgraziata, veramente disgraziata per la siccità. Comunque animali diciamo che ce ne sono, non mi posso lamentare, però è molto difficile cacciare, soprattutto perché gli animali escono a degli orari incredibili e nell'ora legale è difficile, quindi io più che altro caccio la mattina quando rientrano è più facile. Ora inizio questo test di queste MRR Bullets by Sabatti in calibro 270, 120 grani, oggi pomeriggio, anche per rendermi conto che cosa gira e studiare bene le uscite, le tracce lasciate, i trottoi, che essendo il terreno secco, se vengono frequentati assiduamente lasciano un segno tangibile. È difficile però sapere se sono cervi, daini o cinghiali, perché il terreno è troppo duro, però intanto un'idea ci si può sempre fare. Qui il tiro non è esagerato, quindi questo mi consente di cacciare fino all'ultimo minuto consentito dalla legge. Questo è un vantaggio non indifferente. Ora niente, vediamo, partiamo. Sono un po' in tensione, vi dico la verità, perché già il 270 per me è un calibro problematico. Ho risolto il problema utilizzando proiettili lenti e pesanti, 150-140 per il calibro, che come sapete ha il 130 grani come palla ideale, proiettile ideale. Però essendo monolitiche ovviamente il loro lavoro dovrebbe essere buono, quindi sfrutta la velocità per una buona espansione. Estrema velocità del 270, che con a 120 grani, come avete visto dalla ricetta preparata dall'amico Gianluca Carolini, la velocità è pazzesca, quindi speriamo bene, sono abbastanza fiducioso, vediamo un po', anche perché ho una traiettoria radente, quindi posso tirare bene anche a 300 metri senza dover compensare. Fai una scelta, è quello il posto, quindi io scelgo sempre posti dove al massimo sono 150 metri il tiro. La mattina i tiri possono, soprattutto ora che non c'è vegetazione, possono essere molto lunghi, e quindi una traiettoria radente mi confortano un poco. Ecco, questo è il discorso. Va bene, sono proprio curioso di vedere come va questo test ora, stasera. L'uscita di questa capriola mi fa ben sperare per la qualità dell'erba che ancora si può mangiare, quindi andiamo a vedere. Thank you.
Questo è il mio primo cinghiale preso con queste nuove MRR Bullets in 270. Ero un po' preoccupato del fatto dei 120 grani, ma come vedete questo è stato un tiro lungo, alle primissime luci dell'alba. Per fortuna che era in un posto dove lo vedevo molto bene, sotto quest'albero, fermo qui a mangiare qualcosa. Ho telemetrato, erano 228 metri e niente, ho lasciato partire la botta, l'ho preso qui. Purtroppo la ripresa non l'ho potuta fare, o meglio l'ho fatta ma non è venuto niente. Però comunque sono molto soddisfatto, come primo animale è crollato sul posto, come vedete c'è un po' di sangue qui, ma poi è andato tutto bene, quindi adesso posso affrontare con maggior fiducia questo test. Allora, sono qui con il secondo animale abbattuto con il 270 e queste cartucce, e sono con un amico carissimo che ogni volta che viene mi porta fortuna. Anche se ieri l'ho padellato, diciamolo, vabbè. Ieri non l'ho preso, ma oggi. Allora, raccontala te così. Purtroppo immagini zero, perché un buio pesto, siamo a fare un articolo 37, un contenimento danni, sicché la telecamera non mi è di aiuto. Io uso una torcia, per cui quindi raccontate come l'è andata. Niente, abbiamo visto nel termico, abbiamo visto un attimo una schiena che stava, era circa 70-80 metri da noi, e allora niente, l'abbiamo inquadrato, ho acceso la torcia, gli ho dato un colpo. E poi avevamo entrambi le cuffie attive e l'animale ci è corso addosso. È stato era la prima volta che lo utilizzavo ed è stato particolare, perché si è sentito tantissimo rumore. In realtà era solo un animale, ma sembrava una mandria, e ci è arrivato, è venuto a morire praticamente ai piedi. Sì, addosso. Io ho ricaricato veloce e ho spostato gli ingrandimenti a 2,5, perché ho detto se ci viene incontro, certo, posso sparare, ma l'animale poi è caduto e il colpo è andato perfetto alla spalla, quindi ha fatto giusto quei metri che è normale che un animale che è già abbastanza grosso, non è un granché, sarà 40-50 kg. Comunque sono molto soddisfatto. Adesso passo al discorso capriolo, perché come vi avevo detto volevo vedere questo proiettile come lavora sul capriolo. Sul cinghiale è andato benissimo, quindi adesso magari su un animale un po' meno ostico per un verso, da un pochino di più per un altro, perché essendo un animale molto piccolo, leggero, e quindi il proiettile bisogna vedere come fa. Quindi siamo andati a un limite, adesso andiamo a quell'altro. Bene, grazie dell'attenzione, proseguiamo il test e ringrazio questo ragazzo, il mio amico Francesco, perché mi porta sempre bene ogni volta che viene. Facciamo qualcosa di buono, quindi anche se questa volta non ho fatto tiri lunghissimi, va bene, d'accordo. Bene, si prosegue il test.
Nice fire, oh dear. Bel dino fusione. Eccolo qui, il mio fusone. Oh, look at my fallow deer. Very nice. Bello animale. Molto bello. Wow. Eccolo qui, il mio fusone, bellissimo, preso con questa MRR Bullets stamattina, alle ultime, proprio alle ultime, ultimissime battute della sera, quindi alle prime luci dell'alba. Eccolo qui, un tiro sarà stato 120 metri, mirato alla spalla collo in modo da fermarlo perché ormai stava entrando nel bosco, non l'avrei più ripreso e come vedete l'MRR Bullets ha fatto il suo sporco lavoro, come si dice. Adesso andiamo avanti con 6,5 x 55. Eccolo qui, amici di Wild Hunters, il mio fusone tirato a circa 120 metri alle prime luci del giorno, ho mirato spalla collo, l'ho preso in pieno e crollato sul posto. Sono molto molto soddisfatto della prestazione di questa MRR Bullets in 270. Adesso però andiamo avanti con 6,5 x 55.